bello veramente. La parte esterna mi piaceva. Un video inedito nel quale si vincono grandi valori, passione per la pesca e grande spirito di amicizia. Marco ha detto in più occasioni che si è sentito come in famiglia e che l'accoglienza e l'ospitalità degli amici di questa piccola grande isola del Golfo di Napoli non ha uguali. Imbarazza tutte le volte che venga a capo. È la seconda volta. Tante avventure e anche qualche scherzo. La prova della pizza. Il bel banano e, lo sottolineiamo ancora una volta, divertimento e passioni condivise. L'idea di oggi è quella di realizzare un video dalla barca. Prime luci dell'alba, una buona colazione e tutto è pronto per partire. Marco, Nicola e Vincenzo saranno i pescatori, Marcello il capitano e Antonio il supervisore. Gli altri amici si sono uniti alla pesca con la barca di Octopus per lasciare spazio alla troupe televisiva. E oggi effettueremo una battuta di pesca dalla barca. Un bollentino, una sorta di bollentino. Vedremo se ancorarci o eseguirlo a scarroggio. Siamo con Marcello, armatore di una barca fantastica, un cavo 32 Express, no? Se non sbaglio. 32 Express, sì. E abbiamo Vincenzo come spalla di pescatore. E Nicola, mio figlio, comandante. Siamo alzati presto, siamo andati a letto tardissimo, perché qui ogni sera c'è una scena e sera all'una e mezzo siamo andati a letto e ora sono le luci dell'alba, siamo bolliti, speriamo di svegliarci in pesca, eh? Ci vediamo dopo. Calamaretti di misura. Faccio vedere le esche che utilizzeremo oggi in questa sessione di pesca. Calamari C4, C5 Patagonia, che poi taglieremo a strisce e batteremo. Gamberi di Paranza che innescheremo interi, congelati e messi dentro della farina di mais. Queste le scongeleremo pian piano. Via. E ora armiamo le canne. Le canne le abbiamo prese? Sì. Le canne le abbiamo prese. Quindi abbiamo gli attrezzi. Oggi faremo inizialmente una sorta di bollentino a scarroccio, cioè la giornata ce lo consente, poco vento, mare calmo. Utilizzeremo le F1 telescopiche di 4 metri. Io la medium e Vincenzo la strong. Vincenzo è il mio compagno di pesca insieme a Nicola oggi e poi siamo coordinati da amici, abbiamo una barca di appoggio, abbiamo i soliti amici qui di Capri, il presidente dell'associazione Battiti di Pesca, e gli amici di pesca di Capri, no Vincenzo? Tutti, ci sono tutti. Veramente si sono adoperati tutti per questi video che sto facendo a Capri. Io è come se fossi in famiglia a Capri. Sei già in famiglia. Cene, sempre insieme, dalla mattina alla sera. Non possiamo mancare niente. Veramente, e questo è anche l'obiettivo della pesca, no? Lo spirito della pesca è questo, la condivisione. Ora ci affrettiamo, sono le prime ore dell'alba e ci mettiamo in pesca. Vogliamo mettere questo,
là, questi così non... No, quella sopra là, così non... Inizialmente pescheremo con due braccioli lunghi, circa un metro, da 1,20 m a 1,30 m l'uno. Ora vi faccio vedere poi la realizzazione della lenza. Utilizzo le girelline 6001. Le luci tenui dell'alba ed il sole che inizia a farsi vedere rendono questo posto magico. Però era sempre indeciso da quel settore. Vedete, non ci sono lente che ci si mette veramente poco a farle, perché peschiamo inizialmente con filo del 28 con amo del 4 della serie 2 opaca. Nodo, quello che vi ho già proposto, nodo cavallini, perfetto, vedete il filo rimane perfetto, l'uscita del filo deve essere sempre all'interno dell'amo. Sì, lì c'è un pesce attaccato. Ma vai, ferra. Sì, ce l'hai, c'è uno sciarrano, qualcosa. Sciarrano d'Italia, eh? Vince? Anch'io c'ho uno sciarrano. Sono le prime cale, dobbiamo ancora individuare dove si trovano i pesci. La giornata è lunga e noi siamo speranzosi, Vince? Sciarrani ma d'Italia, guardatevi che sciarrani! Guardatevi che... Sarebbero sciarrani da gara questi! Controlliamo sempre il nostro occhio, l'ecoscandaglio. Marcello ha strumentazione interna e strumentazione esterna. Dai un colpettino al retro, si prova? Un colpettino qui qualcosa di fondo un po' meglio. Sciarrano Vincenzo? Mi sa di sì, un testona. No, se non si sente le testate. Belli, eh? La ricerca dello spot si dimostra complessa. L'acqua trasparente e la conformazione del fondale ne rendono difficile l'individuazione. Nulla da fare, i pesci non vogliono saperne e, per il momento, il carniere è utile solo per la zuppa. Per ora, roba da zuppa. Lancettino di una quindicina di metri, 10 così. No, cala, perché qui ci sta dando qualcosa. No, una mendola o una boga. Secondo me è anche rubata, presa laterale. Da un po'. Te l'ho detto, una mendola o una boga. Ho visto come mangiavano. Allora c'è il fuoco del pegnato.
però sabbia. C'ho una trascina anch'io. No, no, è una grande trascina. Trascina di sabbia, perché queste sono micidiali. Maneggiamole come una bomba atomica. Vedete lo spunzone che ha sopra, tanto lo saprete tutti. Dolore atroce. Amici Italian Fishing TV, solo pesce da zuppa, però le giornate sono lunghe, si proverà a diversi spot e si cercherà di prendere pesci per la scena di stasera, altrimenti faremo una figura pessima, Vincenzo? Pesce in canna, sembrerebbe una tanuta. Guadino, Antonio, prendi te il guadino? Finora abbiamo catturato del pesce da zuppa e questo è il primo pesce bianco. Sembra proprio lei, sembra proprio una tanuta dal comportamento. Ecco che ora è entrato il nylon nel mulinello, quindi manca una quindicina di metri. La vediamo laggiù perché l'acqua qui è veramente chiara. Eccola che viene, si tratta di una tanuta. Una bella tanuta. Finalmente qualche pesce, ma la taglia non è quella desiderata. Speriamo che sia l'inizio. Prima tanuta a Capri. Il seme, come dico io, l'abbiamo visto. Grande Vincenzo, l'ho visto che era lei, eh? Non mi ha mangiato delicato, eh? L'ho visto, ma l'hai fulminata, eh? Sono bastare, sono pesce e mangia male, giornata svogliata, eh? Ti faccio da guadinatore. Mamma mia, che onore, Marco. L'onore è mio con tutte le cose che mi fate a Capri. Il minimo è guadinarti la tanuta. Bellina, eh? La F1 telescopica, com'è? Un gioiellino, eh? C'è nulla a mano, Vincenzo, eh? Sono fioretti. Eccola! È anche un bel pesce, sto io, eh? Addio! È un pesce salta! Guarda un po'! In cima, eh? Non è che sono pesci cattivi, sono pesci che mangiano proprio, eh? Abbiamo il nostro. Però questo per le due pacche. Le due pacche che è micidiale, eh. E belle tanute, sono molto diffidenti. Stiamo sudando davvero, per dirlo Marco. Stiamo sudando. Svogliate, pochi pesci. Ma ce la faremo. No, la tanutella. Una tanutella. Piano piano, amici, con calma, Vincenzo. Sempre. C'è l'acquadino? Sono due? Coppiola? Sono due. Grande Vincenzo. Beh, il giocarellone. Hai capito che è successo? Vai, sughero. Era lui che era rimasto a mezz'acqua. Tirando. Qualcosa sembrava che ti fosse rimasto, ma però a mezz'acqua, Questa... Una bella doppia di Vincenzo. Questa che ne pensi, Marco? Teniamola, sì, è sopra la misura. Ragazzi, non si torna in terra, ragazzi, un po' di pesce, si copiola. Fa una figuretta stasera, Vincenzo. Questo sugarello ha mangiato in risalita, all'improvviso. Ecco Nicola! È apparso all'ora di pranzo. Era dentro la barca a dormire perché si è stata a letto all'1:30. E lasciale mangiare, perché c'è pochi pesci. Te ho dato una canna, ho dato la F1 drifting, un gioiellino. Basta, non alzare più. Noi da stamattina si tribola, Come vi dico sempre,
abbiamo a che fare con nostri pinnuti. Com'è Vincenzo? Incagliato. Eccolo, no, la tiriamo su di pezzo, vai. Che è un pesce, doppietta con sciarrano. Vedete, guarda lì che braccioli. Ha anche mangiato abbastanza bene per essere così piccola. Siamo nella misura, chiaramente. Pesci che possiamo tenere. I fondali qui a Capri degradano molto e prendere pesce non è facile. Solo stando in prossimità della parete sembra si possa trovare la pesca. Rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. E l'ho anche preso. Abbiamo preso un bello sciarrano. Ragazzi, oggi dobbiamo prendere quello che c'è, eh? No, bollaci, sciarrani, e si farà la zuppa. Oh. Come le chiamano qua, Marcello? Cagni? Sono buoni. È un praietto, il praietto chiaramente si rilascia. Hai fatto il praio. Hai fatto il praio. Si è preso anche il praio, ragazzi. Allora c'è vita. C'è vita, c'è speranza. E lo sciarrano da zuppa lo teniamo. Oh, guarda lì che lavoro, doppia tripletta di Vincenzo. Con praietto. Che vuole per il bonus. Che provvediamo subito a liberare. C'è una sorpresa? Secondo me. C'è la sorpresa all'improvviso. Sì, di un testa nera, di qualcosa. Ma pure rosso, roba. Praietto e sciarrano. Oh, ora secondo me qui ci può uscire fuori anche qualche sarago, eh? Ha preso uno sciarranetto, Nicola. Questo da mettere nella zuppa non si pulisce neanche, ci si mette direttamente così. Tutta roba la zuppa, sti. Saraghetto testa nera dichiarato. No, praio, un bel praiozzo. Bel praietto. Oh, bel praietto anche per la giornata, eh. Pesci il giusto, eh. Però panorama, l'ambiente numero uno. Siamo fra i faraglioni, marina piccola, siamo in un contesto di paesaggistico unico. Se non fosse unico non ci verrebbero da tutto il mondo a visitare Capri. Dai primi di aprile fino a tutto settembre, no Vincenzo? È presa d'assalto l'isola di Capri da turisti tutto il mondo. Va bene qui, va Marcello, abbiamo stressato Marcello stamani, l'abbiamo fatto venire, l'artrite alle mani dalle volte che è andata avanti e indietro con le manette della barca. No, ci sono abituato. Sei abituato Marcello? Sì, sì. Però avete ragione voi, non c'è tanto pesce, da pescare a bollettino.
No, volantino non è una delle tecniche più favorite. È meglio la ricerca piano piano. A traina. Quando ci si rende conto che c'è una zona valida, si può poi pescare a volantino. Ora che voi diciamo siete più propensi per la traina e meno per il bollentino, avete visto diciamo l'azione di pesca come deve essere fatta. Prossima volta trovatemi delle zone, perché ci saranno sicuramente delle zone. Variano secondo me da periodo a periodo. Alcune delle zone che abbiamo battuto in alcuni periodi non sono eccezionali, ma c'è più pesce. Spero sempre, sai, di trovarci un po' mosso, invece. Come va giù in lineare senza nulla. Come lo chiamano anche te parti? Serrano. Questo è bellino. Ci sei, Nico? Questo è bellino. Sì? Sì, credo di sì. Ma è bellino a livello di Serrano? Non so se è Serrano. O è uno o due Serrani? È bello. Testona? Sì, infatti. Testona, però ci sia anche un Zarago, fa vedere. Testona. E là! Eva! Il Zarago! E il Zarago! È un Zarago! Testa nera? Testa nera! Passa del filo! Vai! Per ora Sara chi vince Nico, No, due bollaci. Fondo di Vincenzo. Ma testona? Non lo c'è testona. No, c'è. E nel testone. Vai bollaci. Ma non lo sentivo testona. No, cosa è successo? Io, la scena, attenta al motore. Attenta al motore. Sciarrani, ragazzi. È che l'hai slamato. Amici Italian Fishing TV, bisogna stare attaccati alla parete per prendere un po' di pesci a capri, perché i fondali degradano a picco e oltre c'è fondali veramente da 100-200 metri e quei pochi pesci che ci sono pescati dalla barca sono proprio attaccati alle pareti. Io non ci volevo credere, ho detto vabbè, qualche zona da Pacelli, qualche zona da Tanute ci sarà. Abbiamo provato una secchettina stamattina più a largo, abbiamo preso 4-5 tanute, però ora non è il periodo buono. Però qui intorno all'isola per pescare dalla barca bisogna stare veramente il più possibile attaccati. Pensate che qui dove siamo ora c'è 50 metri, siamo a 20 metri dagli scogli. Cioè è per quel motivo che non si può trovare quell'habitat per poter effettuare quella pesca a bollentino che si pratica dove i fondali degradano più lentamente. Comunque noi ci adattiamo, facciamo una bella zuppa, passate una giornata meravigliosa e poi alla fine vedremo come va, perché magari ci può essere anche qualche sorpresa. C'è le castagnole rosse che si sentono. Che
Sì. Ce l'hai Nico? Ma le puoi recuperare anche un po' più piano, eh? Io capisco se è un po'. Non sei in gara, eh? Questo è grosso! Non può fare, è grosso, prima era Nick di traverso! No, no, questo è grosso! Questo è un super bollaggio! Questo non è un Nick di traverso! Boh, è bollaggio! Bollaggio e castagnola rossa! Può darsi possibile testa nera. Lancia verso la parete. L'avevo detto possibile testa nera. Detto però è piccolo e lo ributto senza farmi vedere da Nicola, eh? Niente, niente! Qui c'è un altro pesciotto bellino! Ho lanciato a parete! Ah, peso è peso! Boh, una cala per oggi! Non so se è pesce rubato, se... Però è la cala più bella che ho fatto oggi. O magari è un pesce anche agganciato da fuori, eh. Ora lo vediamo. Ora vediamo cos'è. Non testone, viene su pesante. Ma o è un polpo per davvero? Non vedo niente. No, vedo. Vedo bianco, sono sciarrani. Sono due sciarranetti. Oh, questo è uno sciarrano. Guardate un po', che sciarrano. Con doppia, eh. Nicola sta soffrendo come una bestia. Perché a lui gli piacciono da matti questi sciarrani. E non ne ha ancora preso uno grosso così. Che sta patendo come una bestia. Questi sono gli sciarrani, quelli belli. Scusa. Guardate i colori. Preistorici. È il momento di rientrare. La pescata non ha forse soddisfatto appieno le attese dei nostri amici. Certo è che lo scenario e la bellezza di Capri hanno comunque reso indimenticabile questa giornata. Allora, oggi è una delle poche volte che non mi sento di parlare di tecnica, no? Di insegnarvi segreti, Lance, Marcello, direi roba. Proprio di no. Diciamo che l'ho provate di tutte intorno a Capri, però non c'è stato verso di prendere né i pagelli né le tanute, perché abbiamo preso delle tanutelle. Ma c'è una motivazione, c'è un perché. Perché l'isola è proprio, il fondale degrada come vediamo l'isola. A picco, a volte ci trovavamo a 20 metri dalla costa e c'era 50 metri di fondo, quindi delle pareti. E l'unici pesci che possiamo prendere è proprio attaccato alle pareti, non esistono secche o almeno una secchina. Sì, qualcuna l'abbiamo ispezionata. Si è provato, ma niente di particolare, non è il periodo delle tanute. E niente, però abbiamo cercato di raccattare un po' di pesce a destra e a sinistra con le lenze che avevamo, con l'esca che avevamo. Abbiamo fatto una pescata mediocre, diciamo, però siamo stati bene in un contesto di ambiente, di paesaggio veramente unico. Se c'erano anche pesci era al top, perché pescare qui a Capri e vedere quelle rocce a picco di centinaia di metri, gabbiani che volteggiano, atmosfera unica. Voi siete abituati, ci abitate, io per me è una cosa veramente fantastica. Ora vi faccio vedere cosa si è preso, ce l'abbiamo dietro. Rientriamo chiaramente nella legge dei 5 kg, no? Oggi a testa. Questo è il pescato di tre pescatori, io, Vincenzo e Nicola, in tutta la giornata, eh? Però ci viene una zuppa, qualche pesce lo sfilettiamo, facciamo carpacci. Stasera se ci mettiamo dentro un po' di patate, un po' di... tante patate e tanti pomodori, la scena la facciamo. Si allunga il brodo. Allora, ora ci sono i saluti di rito.
Ringrazio Vincenzo per tutto quello che ha fatto in questi giorni, Antonio, presidente dell'associazione Onlus e Battiti di Pesca, Marcello, perché credetemi, ascolta, è stato 10 ore sul motore con le manette, al di là di cosa può aver consumato di gasolio, ma tutto il giorno lì, Marcello? No, è stato un piacere. Tutto il giorno a 20 metri dagli scogli, 30, come si prendeva un pescetto un po' più bellino. Marcello, riportaci lì. Poi c'è meglio che andare al lavoro. Sì, sicuramente una giornata passata a mare con gli amici è sicuramente migliore. Nicola, che ha dormito, poi è uscito fuori dalla barca e pescava a tutto bordone perché aveva voglia in quel momento lì. Insomma, una giornata al mare passata con gli amici, bellissimo. Ora, e vanno puliti tutti. Qui le sfiletto io perché tanto è un lavoro da certosini, però questi vanno puliti tutti, compreso te e te, perché l'abbiamo presi, vanno squamati, sbuzzati, poi si bollano insieme alle verdure, poi ci vanno passati e passa tutto. Sì, dici sì, ma c'è tutta l'attrezzatura. Sì. C'è tutta? Allora stasera zuppa di Serrani? Te le pulisci anche te? Perché a pescarli mi sembri abbastanza veloce e cattivo. Vabbè, poi ci facciamo e poi vanno puliti ora, sì. Via. Un bel piatto di pasta. Va bene, un bel piatto di pasta. Via, ragazzi, andiamo a preparare la cena. Una serata spettacolo organizzata in onore di Marco, dedicate prelibatezze, chef, musica e il saluto degli amici. Cucina dello chef. Quella è una passione che a me sarebbe piaciuta, La passione. Però è facciamo un cambio. Passione impegnativa. Io sto male. Preferisco, tu sei. No, preferisco lavorare e faccio io. No? Io assaggio. Allora, il menù di stasera inizia con un calamaretto gratinato con del pane all'olive nere, poggiato su una passatina di lattuga e yogurt greco. Poi abbiamo un risotto. Risotto al nero di seppia con una tartare di seppia al lime. Bene. E poi finiamo con una tagliata di tonno rosso, con carciofo alla griglia e un'emulsione con salsa di soia e olio extravergine. Allora, siamo a la serata conclusiva di una scena veramente coi fiocchi. Marco Russo, lo chef famosissimo di Capri, ci ha deliziato con dei piatti fantastici. C'è stato anche del vino, quindi no, se mi vedete un po' così, non è causa dei piatti, ma è causa del liquido che abbiamo bevuto. Vedete anche Roberto è abbastanza, mi sembra, provato. Comunque, saluto tutti gli amici di Capri che mi hanno fatto veramente passare 4-5 giorni con la mia famiglia, tra l'altro, indimenticabili. Prometto al presidente, perché si promette al presidente, no, di Battiti di Pesca, Antonio, che a novembre, nell'occasione del terzo fishing tournament che organizzate qui a Capri, verrò 2-3 giorni con la famiglia, magari per andare a pescare quelle occhiate che questo giro ci hanno fatto tribolare, no? Molto. C'è stata tutta l'abilità di un campione del mondo. Secondo me qualsiasi altra persona al posto suo quei pesci non usciamo. Vi ringrazio, ma vedete. Ora salutiamo tutti gli amici di Italian Fish TV, un saluto da Marco Volpi e dal team di Capri. Ciao a tutti, alle prossime! Cari amici di Italian Fishing TV, non so se lo sapete, ma mi sveglio sempre all'alba, ora è già sorto il sole, sono qui davanti a una gustosa colazione, sono in compagnia di Raffaele, proprietario. Buongiorno. Del Capri Wine Hotel. Un hotel che si trova proprio qui a Capri, dire carino è dire poco. Grazie. Sono 10 camere, veramente curate nei minimi particolari, un ambiente più che confortevole, un giardino che per qui Capri è una cosa, perché le superfici sono veramente ridotte. E Raffaele ha un giardino meraviglioso. Grazie. Raffaele, sì. Con tantissime piante, limoni, ora poi vedrete dalle immagini di cosa si tratta. Ma Raffaele è un pescatore, pescatore incallito, no Raffaele? Accanito. Ha un'attrezzatura veramente fornita di tutto, nei tempi liberi riesce ad andare a effettuare la sua passione, no? Volevo segnalarvi, diciamo, che essendo Raffaele un pescatore e Capri essendo una località veramente colma di visitatori nei periodi che va da aprile a settembre incluso, sì.
diciamo in questo periodo noi pescatori è bene che andiamo da altre parti, no? Magari al mare. Al mare. Però si potrebbe cogliere l'occasione di visitare Capri, posto meraviglioso, proprio nei periodi che vanno da ottobre a marzo. Certamente, sì. Con l'occasione si può far felice la fidanzata, la moglie, la famiglia. E se stessi, perché sono dei periodi, insomma, dove... Bravo, dove si cattura anche, no? Sì, si cattura qualcosa in più. I prezzi soprattutto sono... novembre, dicembre, insomma. I prezzi sono decisamente diversi dall'altra stagione. Sì. E uno può unire, diciamo, le due cose. Venire con la famiglia, andarsi a fare un arbore a Bolognese e poi visitare un pranzo Capri in famiglia e poi un'altra volta a pesca. Certo. Allora ricordatevelo dell'hotel di Raffaele, sarete a casa. Io sono stato come essere a casa mia in questi giorni. Grazie, è stato un piacere. Un piacere mio. Così per caso, grande Octopus. Presento Roberto Octopus, ciao. Mio amico, la mia guardia del corpo, Roberto. Pescatore anche lui, seduto proprio a pallino. Sì, stavo andando al lavoro. Lo so. Mi dà la mano a caricare tutto, sì. Che avete fatto, sì. Di tutto. Ora si carica la macchina, okay. Quanto ci si vede adesso? A novembre. Ok. A novembre me lo organizzi una pescatina. Sì, a Traina. A Traina? Sì, ci fa piacere. Vengo in occasione della gara e si guarda se si fa una trainatina. O una trainatina o una pesca anche a Bollentino, come ho fatto vedere nell'ultimo magari, video. Sì. Magari un periodo un po' più forte di pesca. Vai. Ok. Saluta gli amici Italian Fishing TV, la mia ciao. Guardia del corpo. Ciao a tutti. Ciao.